2022, come da tradizione, siamo qui col Fanga Team e col Fabione Fangaretti. Ciao ragazzi, bentornati al Fanga Team anche quest'anno. Benvenuti al nostro stand magnifico e sensazionale. Guardate che prodotti che abbiamo, roba unica al mondo, solo noi la presentiamo. Ed eccola qua tutta per voi. Qua c'è Hastings, la battaglia del 1066, la conquista dell'Inghilterra con Guglielmo di Normandia che diventa Guglielmo il Conquistatore, lo conoscete tutti. Qua abbiamo la Normandia 44, la conquista di Caen nell'area di Caumont, il gap di Caumont. E qua potete vedere la battaglia del lago Peipus sul lago ghiacciato, in quella che era la Curlandia dell'epoca, dove i cavalieri teutonici sono stati massacrati da Alexander Nevsky. Ed ecco qua l'assedio di Calais 1347, dove potete divertirvi a combattere in un magnifico castello di Francia, dove il principe nero ha tentato ed è riuscito a sconfiggere i francesi, a conquistare Calais. Sarei tenuta, pensate un po', per 500 anni. Anche perché ci tengo a dire, non sono solo belli da vedere, questi scenari sono tutti giocabili. Tutto è giocabile per sempre, naturalmente, tutta la vita, vai. Questo è un gioco bellissimo sulla campagna dei 100 giorni di Napoleone, uno strategico magnifico. E qua avete la guerra civile americana tutta completa dall'inizio alla fine, confederati contro unione, e vai. E qua un magnifico nuovo gioco sulla seconda guerra mondiale, novità di quest'anno, quindi novità di quest'anno, guardate un po', con questi dadi creati da noi che rappresentano i simboli militari, tutti fatti uno per uno, pezzo per pezzo. E qua i nostri magnifici prodotti di livello tattico, la battaglia di Waterloo, last chance, l'ultima chance, e questa è la prima guerra mondiale, uno scenario sulla campagna di Serbia, magnifico. E guardate questo spettacolo, altra novità, grande novità, la battaglia navale tra pirati umani e pirati non morti, qualcosa di esagerato, vi massacrerete qua sopra. E qua c'è un'avventura fantastica, il cimitero vivente, una fantastica avventura. Scusatemi ragazzi, fatelo vedere, guardatelo, la gente entra nella taverna, nella torre, nel cimitero e combatte contro i non morti, tutto apribile, tutto giocabile. E se andiamo dentro vediamo il resto. E ora ci andiamo, perché ieri c'era secche spaziali, mi pare di ricordare, certo, in zona. Certo. Allora qua c'è un magnifico scenario di apocalisse zombie, ragazzi. Zombie survival, fight for life. Sopravviverai all'interno della città degli zombie? Boh, provaci. Se ci riesci. Tanto meglio. Ieri c'era, ecco, secche spaziali, qui adesso cosa c'è? Adesso ci arriviamo. Questa è la Cafarai, la città medievale. Adesso è espositivo, ma lo trasformeremo in un gioco di vita medievale. Vita medievale. Vita medievale. Ed ecco qua tutto il materiale del Signore degli Anelli, dove Nadia da sempre produce questo spettacolo di materiale. E questa è solo una piccolissima parte di quello che abbiamo. Ho assemblato e dipinto il mio quinto Mumak proprio di recente. Guardate ora... Secche siderali è il nostro prodotto di punta per prendere in giro balle spaziali, ovvero guerre stellari. È un giocattolo veramente forte, caravan astro camper che combattono in una gara spaziale comica fra di loro, divertentissimo. Ed ora il Far West, chi non ama il generale Custer contro gli indiani, eccolo qua, aprile 1876. Ma il Far West non finisce qua, perché alle vostre spalle avete tutti i villaggi del West con che cosa? L'OK Corral. E con che cosa? La rapina alla banca della banda James Young. Questi sono scenari fantastici e completamente autogestiti. Tutto prodotto da noi, tutto unico, tutto introvabile in commercio. E in fondo, ma non ultimo, la trasformazione di Heroescape, il gioco straordinario di tanti anni fa che il nostro grandissimo Davide ha modificato e trasformato in un nuovo fantastico prodotto. Ma c'è il gioco di ruolo, non solo, quindi giochi da tavolo tra virgolette, pure giochi di ruolo, certo, perché abbiamo 8 master
che ci rappresentano nell'area GDR, hanno attivato ben 8 tavoli contemporaneamente ed ecco qua alcuni di loro tra i più bravi: Flavio, piacere, Daniele, piacere, Augusto, molto piacere, e ci diranno due parole su che cosa hanno fatto nell'area GDR. Cominciamo dai giovani. Iniziamo subito dai giovani. Noi innanzitutto vorremmo ringraziare Fangat Team perché ha dato la disponibilità alla nostra piccola associazione di essere presente in questo grandioso evento e soprattutto con uno stand così, come dire, tradizionale all'interno di questo evento, uno degli stand più importanti forse alla fine in questo evento. Noi per farla breve abbiamo portato semplicemente una storia che si dedica alla storia e alle leggende del nostro paese, usando quello che è il metodo di gioco, il richiamo di Cthulhu, che in pratica è un gioco di ruolo che riprende tutti gli scritti dell'autore di Providence, Lovecraft, e abbiamo ritrasposto tutte le storie vere e le leggende che abbiamo nel nostro luogo in una chiave horror investigativa, da far giocare a tutti quanti quelli che vogliono provarlo e soprattutto per fargli scoprire la nostra storia e quelle che sono comunque la nostra cultura. Salve, per quanto riguarda me, io cerco sempre di portare giochi che siano in qualche modo di nicchia con un'ambientazione magari particolare, non sempre le solite cose. Sono andato a scovare un gioco di nome Flames of Freedom, che è un'assoluta primizia a livello europeo, è stato presentato soltanto alla Gen Con di Indianapolis e praticamente è ambientato nella guerra di indipendenza americana, allo scoppio della guerra di indipendenza americana, in cui si inseriscono però anche miti, leggende, streghe, quindi tutta una serie di possibilità di narrazione storica che si alterna poi con quella delle leggende. Io invece ho portato Cyberpunk Red, la nuova edizione edita dalla Need Game, e che dire, mi sono lanciato nella mischia. Cyberpunk Red è un titolo conosciutissimo, amato dai tempi degli anni 90 quando uscì la prima edizione, e riproposta alle nuove leve di quest'anno, cercando di riproporre anche la stessa filosofia profetica oscura dei nostri tempi, riportata a una tecnologia attuale. Grazie ragazzi, vai! Posso dire giusto una piccola cosa: come del resto è possibile vedere attraverso lo stand e anche attraverso quello che sono stati i nostri giochi di ruolo, il gioco spesso può essere una scusa per approfondire la storia, come del resto qua potete vedere le più grandi battaglie che hanno sognato lo sviluppo della storia umana. Anche attraverso il gioco di ruolo si possono venire a scoprire grandissime storie, delle leggende, e soprattutto si possono vivere in prima persona le cose che hanno caratterizzato le nostre epoche per secoli e secoli e secoli, vivendole in maniera più o meno realistica, ma comunque sempre vivendole. Grazie ancora ragazzi. E ora il cosplay, perché abbiamo anche loro, i ragazzi del cosplay. Ciao, piacere Fabio. Ciao, sono Barbara, anzi no, Poison Ivy. Oggi Barbara in versione velenosa, esatto, perché ogni giorno della fiera ci ha deliziati con un cosplay diverso. Esatto, oggi con l'edera velenosa, ieri invece era una fatina del fuoco, naturalmente, sempre pungente, e venerdì ero la signora del West, quindi spero che potete vedere tutti gli altri cosplay. Io vi saluto come Poison Ivy. E anche come una delle pittrici del Fangat Team, giusto? Certo, certo, è vero. Pittrice, e anche creo piccoli scenari come il cimitero vivente. Ecco che l'ha fatto. Sì, sono io. Sono Grazie io. Barbara. Prego, prego. E qui invece? Io invece sono Fabio, il cowboy, colui che lavora e che gestisce il discorso tutto del Far West. Grazie. Grazie a te. Perfetto ragazzi, avete visto che roba magnifica abbiamo fatto. E quest'anno vi salutiamo ancora una volta dicendo che i nostri ragazzi vengono anche da molto lontano, perché qua abbiamo persone che si sono fatte 400, 500 e più chilometri per arrivare a giocare con noi. Quindi vi aspettiamo tutti quanti al Fanga Team, ora e per sempre. Fanga Team!